Primo weekend di agosto, code mie vi conosco. Immancabili come da previsioni, code e rallentamenti su tutta la rete viaria del nord-est in direzione di mare e montagna. Bollino nero per sabato, rosso per domenica, e non stiamo parlando della tifoseria milanista, ma della terminologia entrata nello slang per indicare traffico intenso di vacanzieri e fuggitivi dalle città. La porzione più critica, quella della A4 tra Venezia e Trieste, code a fisarmonica, secondo le note diffuse di Autovie Venete, nel tratto tra San Donà di Piave, nodo di interconnessione tra 4 e 23 in direzione Trieste, mentre all'Isert la coda in uscita oscilla sui 5 km. Per questo, fin dalle 9 di sabato mattina è stato attivato il bypass virtuale, percorso consigliato quindi non obbligatorio, verso la 34 Villesse Gorizia per sdoppiare il flusso diretto verso Trieste e alleggerire la barriera dell'Isert. Molto affollate le aree di servizio, con code anche piuttosto lunghe davanti all'ufficio che vende le vignette nell'area di servizio di Duino Nord. Nonostante il pass per la Slovenia sia venduto in numerose aree di sosta, l'abitudine di fermarsi nell'ultima utile prima del confine è dura a morire. Code in uscita e in entrata si registrano alla Tisana, in uscita Re di Puglia, Sassino di Livenza, San Donà di Piave. Traffico intenso ma scorrevole invece in entrambe le carreggiate di A4 passante e A57 tangenziale di Mestre. Il centro operativo di Cava ha registrato picchi di traffico di circa 5.000 veicoli l'ora sul tratto più trafficato, quello tra Padova Est e il bivio con la 57. Volumi importanti che però un'autostrada tre corsie può tranquillamente sopportare in assenza di incidenti o altri disagi al traffico. Qualche rallentamento si è verificato solo dopo le 6 di sabato mattina, subito dopo Padova Est, a causa di un tamponamento in corsia di sorpasso tra due vetture. Un tamponamento risolto in direzione di Venezia. Nel resto della mattinata traffico intenso senza code, con qualche rallentamento tra Padova e Arino e qualche coda all'interno del piazzale della barriera di Venezia Mestre. Si ricorda che il blocco alla circolazione dei mezzi pesanti resta in vigore fino alle 22 di oggi e domani dalle 7 alle 22 e si raccomanda sempre di informarsi sulla situazione del traffico prima di mettersi in viaggio attraverso i canali di infotraffico del sito www.cavspa.it o tramite la nuova app per lo smartphone Info Viaggiando delle tre concessionarie autostradali del Nord-Est, che contiene anche un bollettino vocale aggiornato ogni ora. Traffico intenso con code e rallentamenti anche lungo la 22 del Brennero, soprattutto in prossimità dell'uscita Egna, ora in provincia di Trento.